E ci apprestiamo a vivere una delle giornate più importanti del campionato di Serie A di volo con l'incontro BRB Perosina e abbiamo con noi Mauro Zucca che ci spiegherà quanto è importante questa gara per questo campionato. Buongiorno a tutti intanto. E l'incontro clou di questa quarta giornata, è la quarta giornata del girone di andata, è una giornata importante al giro di boa dove potrà dare determinate indicazioni sul prosieguo di quello che è questo campionato, tra l'altro bellissimo. Oggi è una giornata dove le prime quattro squadre in classifica si giocano contro. La giornata poi è completata da un Ferriera 90, direi importantissimo soprattutto per la Ferriera che deve cercare di agganciare un pochino il treno delle altre squadre che sono avanti, e da un Gaglianico Canova un incontro dove dovrebbe essere favorevole la formazione biellese del Gaglianico. Naturalmente questo, come abbiamo detto, è l'incontro clou, la BRB è attesa da questo trittico di incontri importantissimi, l'abbiamo vista nel 12 pari di 15 giorni fa, vedremo se la sosta ha giovato oltretutto un po', come abbiamo detto, per resettare le idee a queste formazioni. BRB che dopo la Pontese va ad incontrare oggi la Perosina, andrà ad incontrare la Borgonese nel prossimo sabato, quindi tre incontri contro le tre squadre sicuramente che vanno per la maggiore, e oggi ci sono tutte le premesse per avere un grande incontro. Non dimentichiamo che da queste due formazioni c'è, tra le altre cose, l'ossatura della nazionale che tra l'altro tra un mesetto circa parteciperà ai campionati d'Europa che si disputeranno a Nizza in Francia. Abbiamo già avuto modo di seguire la BRB più volte, ma mai la Perosina, e questa formazione quali giocatori ha nuovi? Che formazione presenta oggi? La Perosina è una formazione che tradizionalmente non ha dei grandi cambi, anzi la Perosina è una società, questo ne va dato atto al presidente Data, che tra l'altro è uno dei pochi sempre presente, io lo ricordo anche negli anni indietro in panchina a seguire la propria squadra, cambia pochissimo nel corso degli anni, però è una squadra ed una società che insomma valorizza tra le altre cose i giovani. Abbiamo oggi qui Aliverti, che anche lui andrà a far parte della nazionale giovanile adesso all'inizio dicembre a Monte Carlo nei campionati del mondo, e una società dove ha dei fuoriclasse nelle proprie file, perché non dimentichiamo Grattapaglia che ormai al terzo anno qui con la Perosina, uno dei più grandi secondo me atleti al mondo attualmente in circolazione, e Simone Nari, altro acquisto che la Perosina qualche anno fa ha ottenuto dalla Voltrese, e poi ci sono i senatori di questa squadra e che fanno bene sempre e comunque. Non dimentichiamo però una cosa, la Perosina è una società dove fa sempre bene nelle fasi, diciamo nel girone, e poi arrivata alle finali manca forse qualcosetta, quel tocco per arrivare a questo sospiratissimo titolo che tra l'altro può tenere alla portata anche della Perosina, perché ripeto, in queste due società, in queste due formazioni ci sono dei grandissimi nomi, grandissimi giocatori, grandissimi atleti. Non dimentichiamo anche Melignano nella Perosina, anche lui andrà in nazionale nei prossimi campionati d'Europa, insomma, come detto, ci sono tutte le premesse oggi per un grande incontro. L'anno scorso non dimentichiamo che la Perosina su questi terreni aveva avuto il merito di battere ed anche abbastanza nettamente la BRB. E la BRB, andiamo sulla formazione della BRB, sono tutti presenti o c'è qualcuno assente? Mancherà ancora con ogni probabilità oggi Fabrizio De Regibus, l'abbiamo visto che aveva avuto un dolore muscolare nella giornata contro la Pontese di 15 giorni fa. Naturalmente la speranza di tutti era quello di vederlo in campo oggi, anche perché sono passati 15 giorni, non dimentichiamo il weekend di sabato e domenica scorsi dove si sono svolti i campionati di tiro a Ponza Martin, però Fabrizio pare sia ancora dolorante, quindi oggi è una pedina importante sicuramente per la BRB. Sabato è stato ben sostituito da Olivetti, vedremo oggi. Un ultimo cenno sul fatto che abbiamo visto i tiri di precisione sono spesso decisivi nel definire questo tipo di incontri. Oggi come va sulle gare veloci? Beh, sulle gare veloci abbiamo già avuto di dire che la BRB schiera questo grandissimo Leo Berni, campione del mondo, ci ha insomma deliziato in queste tre giornate che abbiamo visto, passate con pochissimi errori, ha rasentato praticamente la perfezione. Micheletti,
non ha bisogno di presentazioni, neanche lui, parlo della BRB in questo caso, 3 volte campione italiano nel tiro progressivo, quindi sicuramente anche sabato scorso, domenica scorsa l'abbiamo visto nei primi 4, ha fatto una magnifica gara anche domenica scorsa, sarà ben coadiuvato sicuramente da questo giovane emergente che è Liverti nella Perosina, c'è sempre Longo, che non dimentichiamo anche lui un senatore di questa prova, e di là Lele Ferrero, insomma, una staffetta, l'abbiamo visto, nonostante la sconfitta patita 15 giorni fa, il 59-58 che ha avuto dell'incredibile, del sensazionale contro la Pontese, però 2 prove, 2 corse, due staffette che hanno tutte le carte in regola per fare una grande, grande prova. E quando sono trascorsi poco più di 30 minuti dall'inizio della seconda gara tradizionale tra BRB e Perosina, sentiamo ancora Mauro Zucca della Federazione Italiana Bocce, che ci dirà qual è la situazione in questo momento e come vede l'andamento, e poi diamo appuntamento alla seconda parte per le interviste ai protagonisti. Beh, in questo momento direi volge nettamente a favore della BRB, anche se come abbiamo già avuto modo di vedere in precedenza non è stato espresso un grandissimo gioco, diciamo, nel complesso in questo incontro dove c'erano tutti i presupposti per un grande incontro, e salvo appunto qualche caso sporadico, vedi la partita coppie del primo turno, non è stato espresso un grandissimo livello di gioco, ma questo ho avuto modo di dirlo anche nella giornata del sabato precedente, non tutti i sabati sono uguali, questo è un incontro sentito, un incontro difficile, un incontro che poteva addirittura relegare nel ruolo di lepre la Perosina in caso di vittoria, ma viceversa sarebbe stata scavalcata dalla formazione del BRB in classifica, BRB che in questo momento ha 5 punti contro i 6 della Perosina. L'incontro volge a favore della squadra eporediese, anche perché c'è stato dopo l'impatto iniziale, il 4 pari, c'è stata la netta supremazia nelle prove centrali della squadra di Ivrea, che ha ottenuto addirittura 7 degli 8 punti disponibili nella fase centrale, l'ha portata ad un parziale di 11-5. È chiaro che a questo punto non dico che deve gestire, ma gli basta una vittoria in uno di questi 4 incontri per portare a casa il risultato pieno. Devo dire, sugli altri campi, visto che avevamo i parziali anche dagli altri campi, i risultati non stanno deludendo i pronostici. Avanti la Pontese 9-3 nei confronti della Borgonese, Pontese che quindi va a raggiungere parità in classifica, pari punti, 5 punti in questo momento, è chiaro che manca l'ultimo turno, va a raggiungere la BRB. Abbiamo un parziale di 12-4 di Ferriera, che quindi dovrebbe rialzarsi e agganciare un pochino il treno delle squadre che sono davanti in classifica, e poi c'era un parziale di 10-2 per il Gaglianico sui terreni di Biella contro la formazione trentina del Canova. Questo naturalmente il tutto a metà incontro, quando manca l'ultimo turno di gioco. Grazie Mauro Zucca, diamo appuntamento alla seconda parte. E sul punteggio di 4 pari abbiamo l'opportunità di sentire il capitano della Perosina, che ci darà un po' qualche sua impressione su questo parziale di questo momento e su come è andata questa gara. Sì, l'incontro è stato equilibrato, anche se forse il livello tecnico è stato leggermente inferiore alle attese. Ci sono stati grandi numeri da coppie tra Grattapaglia e Grosso, con diversi pallini colpiti. Un incontro aperto a ogni risultato, sarà in bilico fino alla fine. E la BRB e la Perosina sono le due squadre che attualmente si ritrovano a contendersi il primato. L'incontro di oggi è decisivo, insomma, per voi anche? No, proprio decisivo non penso, perché siamo alla 4ª giornata. È un incontro di cartello, un incontro che si ripete, sono i nostri antagonisti,
questi ultimi campionati ce lo siamo sempre giocato fino alla fine, purtroppo hanno vinto sempre loro. Io penso che non siano le uniche due squadre attrezzate per giocarsi il titolo, vedo molto equilibrio perché ci sono molte squadre, la Pontese e anche squadre che magari adesso non sono partite benissimo, tipo Gaglianico e Ferriera, che sono attrezzate per poter figurare bene. Usciamo dal dettaglio tecnico e andiamo su una parte di colore. Abbiamo visto il pubblico di casa qui della Perosina che applaude anche i colpi degli avversari. Questo è un lato positivo del mondo delle bocce, dove il pubblico non fa il tifo solo per una squadra, gli piace vedere il bel gioco. Sicuramente sì, poi è logico, come tutti i tifosi sperano che vincano i beniamini di casa. Diciamo che ci sono molti anche tifosi ospiti, quindi c'è un bel pubblico, dai, fa piacere giocare davanti a tanto pubblico. E prima di vedere il risultato finale di questa importante gara, abbiamo con noi Emanuele Ferrero, neoconvocato in nazionale. Innanzitutto, questa convocazione come l'hai presa? Molto bene, anche perché ci speravo, perché col mio socio Mana, che correremo insieme, ci stiamo preparando da un anno per questo appuntamento, sperando di far bene. Vestire la maglia della nazionale è sempre una cosa molto importante, l'hai già vestita? Già vestita altre volte. E i campionati europei vi aspettano tra un mese, i vostri concorrenti come la vedete questa competizione? Quest'anno sarà molto più bello perché la finale sarà a 4, che correremo tutti e 4 i finalisti, li correremo se andiamo in finale. E che quest'anno è molto dura secondo me. Conoscendo anche il mio socio della BRB, Leo Bernic, che sarà un avversario, la vedo molto difficile. Ancora di più proprio perché sei abituato, insomma, il lato psicologico conterà ancora di più. Quello sicuramente, però bisogna anche calcolare che giochiamo in casa dei francesi e loro sono anche molto ben messi. Lei è un protagonista delle gare veloci e questo tipo di competizione che cos'ha? In più o di meglio o di diverso dalle gare tradizionali? Sicuramente di meglio, anche secondo il mio punto di vista il pubblico si diverte di più perché è un gioco è più sport e che è in più che bisogna allenarsi di più. C'è poi un elemento, quello della musica, vi aiuta questa musica? Qui a Perosina è l'unico posto dove mettono la musica, quindi però è molto bello correre con la musica, dà più soddisfazione. Torniamo all'incontro di oggi, questo primo approccio con la Perosina che è da qualche anno il vostro concorrente più difficile per il titolo. Oggi, anche oggi, non è un incontro facile. Stiamo giocando non tanto bene, non è proprio un incontro bellissimo perché abbiamo visto anche l'imbocciata, molti errori. Vedremo di cercare ancora di fare 2 punti per portare a casa la vittoria. Però fino alla fine non si sa mai, visto che l'ultimo incontro abbiamo cantato vittoria un po' troppo presto. Abbiamo il piacere di avere con noi Fabrizio De Regibus, che è una delle punte di forza di questa BRB. Lo è stata adesso, purtroppo è infortunato e la BRB ne soffre l'assenza. Come vede la partita della panchina oggi? Comunque è dura guardare da fuori, però mi è piaciuto perché la nostra squadra è sempre una grande squadra e a tutti i livelli e sotto tutti i punti di vista, dai dirigenti ai compagni di squadra, veramente siamo il top, visto da fuori te ne rendi veramente conto. Un campione del suo calibro è sicuramente importante anche in panchina, diciamolo, per i consigli che può dare ad una squadra nei momenti importanti. C'è ovviamente l'allenatore Bellazzini, ma un consiglio da lei è sicuramente prezioso. E un consiglio che manca forse alla nazionale, che non la vede convocata. Lei, ci saranno gli europei tra poco, come vede questa competizione? Ma per quanto riguarda la nazionale, io ho già dato negli anni, purtroppo non sono riuscito a vincere un campionato del mondo, ci sono andato vicino per un paio di volte, un po' la sfortuna e probabilmente non me lo sono meritato, quindi non sono riuscito a vincerlo. E per quanto riguarda la convocazione faccio gli auguri a tutti, tutti i convocati, e auguro a loro di vincere tutti i campionati, anche se nella squadra ho un grande campione, Leo Bernic, che parteciperà per la Croazia. Mi dispiace per lui, ma se gioca contro l'Italia tengo per l'Italia.
oggi la Perosina, il campionato di questa BRB è appena cominciato, un suo bilancio. Sì, oggi è importantissimo per noi vincere contro la Perosina, che è una squadra forte e comunque un trampolino di lancio, e anche ci dà un po' più di sicurezza. E adesso le cose stanno andando bene, speriamo che continui e di riuscire a farcela. Intanto è nostro dovere fare in bocca al lupo per una sua pronta ripresa. I medici cosa le dicono? In teoria mi hanno detto che dovrei guarire più presto, perché è un'infiammazione, una forte infiammazione al tallone. Non pensavo fosse così dolorosa. Ho provato a avere male ginocchio negli anni, qualche acciacco, però la tallonite per me è come proprio veramente il tallone d'Achille, e la leggenda. E comunque speriamo di guarire in fretta. Mauro Zucca, componente della Commissione Tecnica Nazionale del Volo, ci darà innanzitutto il migliore in campo della giornata. Beh, oggi il migliore in campo lo darei senza ombra di dubbio a Daniele Grosso, indiscusso campione della BRB, che oggi ha sbagliato veramente poco, soprattutto la prima partita. La seconda ha avuto un andamento diciamo facile, ma nella prima partita 5 pallini salvezza che sono stati determinanti e che hanno permesso di chiudere questa partita incredibilmente con un punteggio molto basso, 4-3 in proprio favore, e comunque ha sbagliato pochissimo durante tutto l'arco dell'incontro, quindi 6 punti portati a casa da Daniele, 4 punti portati a casa dal croato Burnic, e quindi questi sono quelli che hanno fatto un pochino la differenza. Ma in assoluto oggi Daniele Grosso il migliore. Daniele Grosso, secondo l'opinione di Mauro Zucca, che tutte le puntate ci dà il migliore in campo, lei è stato il migliore della giornata, non ha sbagliato nemmeno una boccia. Che incontro è stato il suo? Sì, diciamo che oggi ho giocato bene, è andata bene. Noi qua abbiamo sempre tribulato come squadra, la Perosina in casa ha sempre giocato bene, ci ha quasi sempre battuto, invece oggi è andata bene, abbiamo vinto e io anche ho dato un buon contributo alla squadra. Raggiungete così la testa della classifica, il campionato si mette lungo la direzione che voi speravate? Sì, diciamo che vincendo oggi abbiamo dato una bella botta al campionato, perché se perdevamo oggi arrivare primi veniva difficile, invece così ce la giochiamo fino in fondo. Bisogna ammetterlo che vedere un giocatore del suo livello fuori dalla nazionale è certo una cosa che ha dell'incredibile, ma per circostanze diverse è successo questo. I risultati della nazionale comunque lei li seguirà e presto ci sarà l'europeo, come lo vede questo campionato? Ma ci sono degli ottimi giocatori, a me in assoluto Ferrero, Grattapaglia sono tutti talentuosi, Melignano che è un nuovo convocato, quindi in bocca al lupo, speriamo che vincano. E adesso ancora una domanda, una giornata che vedete questa BRB vincere e quindi raggiungere la testa della classifica? Sì, la BRB vincere era un incontro che io avevo detto all'inizio poteva essere aperto a qualunque tipo di risultato. Non voglio sminuire o dire su quello che hanno fatto i componenti le due squadre, Perosino e BRB, ma tanti giocatori stessi hanno detto che forse tecnicamente all'incontro è stato un pochino al di sotto di quelle che potevano essere le aspettative anche del numeroso pubblico presente. Un incontro da 1x2, io direi. La BRB, dopo un po' il dente avvelenato forse per la sconfitta che aveva patito qui l'anno scorso su questi terreni difficilissimi per tutti, non solo per la BRB, però un incontro che alla fine ha rispecchiato quelli che sono stati un pochino i valori in campo, anche se la Perosina è stata un po' sottotono secondo il mio punto di vista, valori in campo nella parte centrale soprattutto, perché se consideriamo il primo turno chiuso 4-4, il turno centrale insomma è stato un pochino quello che ha dato in là questa grande vittoria della BRB, con 7 punti conquistati sugli 8 disponibili. Grandi corridori, 2 tiri tecnici ancora vinti, anzi uno vinto, uno pareggiato dalla BRB, con Grosso che è al quarto sigillo consecutivo, il solito Daniele Grosso. E comunque il risultato che per quello che si è visto in campo secondo me è abbastanza giusto, direi. Ultima domanda, il tiro migliore, best shot, che vedremo nelle immagini conclusive di questa puntata per la FIB. Qual è stato secondo lei il migliore
tiro migliore o comunque il tiro decisivo? Il tiro decisivo, secondo me, è, ed è anche un pochino un preludio questa vittoria del BRB, è il pallino di Grosso colpito a tempo scaduto sul parziale di 4-3 in proprio favore nella prima partita coppie. Si sa, i pallini ti possono far vincere, ti possono far perdere, è facile anche per certi giocatori che sono comunque caratterialmente e carismaticamente molto forti colpire i pallini, ma quando arriva questi pallini a tempo scaduto abbiamo visto anche i più bravi tante volte o a fallirli oppure insomma svolgere un gioco che non è proprio consono quello che è l'andamento della giocata. Invece Daniele, due voce pari, ho visto anche un consulto con la panchina prima di tirare questo pallino, però lui si è preso la responsabilità di tirare questo pallino e non solo si è preso questa responsabilità ma ha anche colpito un pallino spettacolare, ne aveva già colpiti quattro in precedenza, ma questo sicuramente è il più bello e il più importante di tutti perché avrebbe permesso alla Perosina di portarsi sul 2-6, invece è stato un 4 pari insomma abbastanza decisivo per l'esito finale dell'incontro. Con noi anche Giancarlo Data, che è il presidente da tanti anni della Perosina e che ha fatto un lavoro, tra cui questo impianto che va ad onore delle bocce, a merito delle bocce, a merito suo e ad onore delle bocce. Questa Perosina quest'anno che ambizioni ha? Ma come tutti gli anni abbiamo l'ambizione di andare a fare le finali, come è logico. Però ci rendiamo conto che bisogna sempre giocare bene, molte squadre si sono agguerrite e diciamo che abbiamo buone speranze di entrare nei primi quattro per disputare semifinali e finali. Caratteristica di questa Perosina è il fatto che i cambi di giocatori ne fa pochi perché vive, come dire, la sua squadra è quasi come una famiglia, è così? Sì. Cerchiamo di tenere uniti sti giocatori, sempre facendo anche degli sforzi, perché ognuno ha il suo carattere e bisogna sapersi adeguare a tutti i giocatori, ma noi cerchiamo di andare d'accordo con tutti. A merito di questo lavoro, oltre, come abbiamo già detto, questo impianto sportivo, anche il fatto che comunque ci sono alcuni convocati anche nella vostra squadra, ben tre credo. Sì, abbiamo anche la soddisfazione di vedere convocati agli europei questi nostri tre giocatori e speriamo che facciano bene, sono bravi, però il vincere è sempre difficile. Secondo lei cosa può ancora volerci? Lei lavora da sempre nel mondo delle bocce, a questo sport per fare ancora un passo di qualità? Ma noi, io personalmente sono alcuni anni che mi sono dedicato a voler migliorare il nostro gioco perché è molto bello, spettacolare, anche difficile da giocare perché bisogna essere atleticamente pronti. E comunque ho cercato di fare questi sforzi anche nel portare queste novità di queste bocce colorate che possono distinguersi una squadra un colore, l'avversario l'altro, anche molto pubblico potrebbe avvicinarsi a questo nostro mondo delle bocce e speriamo di continuare e di avere dei risultati, però non basta quello, bisogna essere supportati da federazioni, dalla volontà dei giocatori eccetera, perché diciamo che adesso siamo contenti che ci hanno omologato anche le bocce piccole petanca, anche queste colorate, e dopo che hanno visto che le bocce normali che abbiamo fatto petanca erano veramente eccezionali, molto perfette sia come equilibratura che come sfericità. Abbiamo però notato che l'impianto, come altri impianti durante queste giornate di campionato, sono sempre colmi di gente, segno che comunque il mondo delle bocce vive comunque un buon momento. Sì, diciamo che sono anche belle partite, e si gioca un po' meglio, si gioca un po' più male, ma però diciamo che c'è lo spettacolo, vedere giocare bene le bocce è sempre una cosa bella. C'è un'ultima domanda che le voglio rivolgere, che avrei voluto rivolgere anche ad altri che hanno vissuto tanti anni in questo mondo. Sì. C'è una partita che vorrebbe giocare di nuovo, vedere giocare di nuovo?
Ma ne abbiamo già viste tante partite, che quindi bisogna essere già robusti da dire ah, peccato questa partita. Secondo me uno dei più belli incontri è stato fatto alla finale di Savigliano di Coppa Europa l'anno scorso, che abbiamo perso contro il BRB, però una bella partita ben giocata. E quella vorrebbe rivedere, rigiocare di nuovo. Ma sì, è logico.